I rifiuti e la raccolta differenziata, a Lodi si apre una fase nuova con speciali cassonetti dotati di chiave elettronica. Iniziata lo scorso giugno, la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta sarà completata entro la metà del 2016. Ma Lodi punta a diventare comune sempre più virtuoso e adesso stanno arrivando anche le isole tecnologiche, contenitori differenziati in cui conferire i rifiuti che non possono aspettare le giornate previste per la raccolta, spiega Andrea Ferrari, l'assessore all'ambiente del comune di Lodi. Sono cassonetti che possono essere utilizzati eccezionalmente per piccoli quantitativi di rifiuti e sono un servizio non sostitutivo ma integrativo del servizio di porta a porta. Funzionano con l'accesso con la carta regionale dei servizi, strisciando semplicemente la carta e il cassonetto non si apre per coloro che non risiedono nella città di Lodi. Se ho qualcosa come il fritto, così no, preferisco metterlo dentro subito senza tenerlo in casa due giorni. Se uno si dimentica la sera, giustamente al mattino lo mette lì. Contenitori antifurbe dello scarico selvaggio indifferenziato, sorvegliati da telecamere e da alcuni tutor ambientali che aiutano i cittadini a familiarizzare con il nuovo sistema.